Va bene, buonasera a tutti. Riprendiamo il nostro capitolo in cui parlavamo di liste per aggiungere gli ultimi due argomenti o gli ultimi due titoletti. Dopodiché dedicheremo il resto del tempo di oggi e della settimana a fare un po' di esercizi di approfondimento su queste cose, no? Prima di passare agli ultimi due argomenti del corso. Allora, dove è finito? Un primo argomento che volevo toccare oggi, ma relativamente facile, è un'altra struttura dati simile alla lista, no? Che prende il nome di tupla. Tupla è una parola un po' strana, una parola inventata ovviamente, cioè inventata dal punto di vista informatico, è in qualche modo la generalizzazione di coppia, terna, quadrupla, quintupla, noi in italiano diremmo n-nupla, per dire ci sono n cose, e qui l'ha chiamata tupla, per dire un insieme di valori, un certo numero di valori. La definizione di una tupla dice che è una cosa, una struttura dati simile a una lista, ma una volta creata il suo contenuto non può essere modificato. Quindi una tupla è come se fosse una lista immutabile. Detto questo, avremmo praticamente detto tutto ciò che ci serve probabilmente capire, no? Su questo nuovo tipo di dato. Si comporta in modo simile a una lista, quindi contiene un insieme di elementi. Questi elementi possono essere indicizzati uno a uno oppure attraverso delle porzioni, delle slice, ma ciò che non posso fare è modificarlo. Quindi immaginate una lista, togliete tutte le operazioni, tutti i metodi tipo insert, append, eccetera, che permettono di modificare il contenuto di una lista, e quello che ottenete sono le operazioni che sono permesse su una tupla. Allora, se una lista la definiamo con le parentesi quadre, elencando gli elementi tra parentesi quadre, una tupla la possiamo definire usando invece delle parentesi tonde. Ok? Quindi una tupla con tre elementi, in italiano la chiameremo una tripla, la posso definire creandola così. Cosa ci posso fare? Beh, ad esempio, andiamo nella console e chiamiamo la tupla, triple, copiamo quello che c'è sulla slide, tripla uguale 5, 10, 15, dove è scritto, quindi 5, 10, 15, avrò questa variabile che ho chiamato tripla, che è di tipo tuple, di tipo tupla, scritto tuple in inglese nel debug, che contiene tre elementi e, come vedete, è molto simile a una lista da tre che contenesse gli stessi elementi. Quindi se io costruissi una lista di tre elementi che contiene 5, 10, 15, se vado a espandere nel debugger la lista e la tupla corrispondente, sono molto simili. E in effetti posso navigare, estrarre i valori nello stesso modo, quindi così come posso prendere i primi due elementi di una lista, posso prendere gli elementi della tripla e chiedermi qual è il secondo, che vale 10. Posso prenderli, che ne so, al contrario, e mi restituisce una tupla con gli elementi dall'ultimo verso il primo. Quindi posso usare i valori di una tupla come se fossero i valori di una lista. Cosa non posso fare? Abbiamo detto modificarla. Quindi, ad esempio, se io volessi aggiungere, perché mi sono dimenticato il 20, 5, 10, 15, 20,
lui mi dirà che non si può perché l'oggetto tupla non ha nessun attributo append. Quindi il metodo append non c'è, non è definito. Quindi se ti tolgo i metodi che append, insert, pop, i metodi che possono modificare i valori contenuti nella struttura dati, non ho questi metodi, quindi per forza sarà immutabile perché non ho nessuno strumento per poterla modificare. Quindi non posso aggiungere elementi, non posso eliminare gli elementi. Anche pop mi dirà che non c'è, mentre invece sulla lista posso benissimo fare pop, butta via l'ultimo elemento e mi lascia la lista più corta di uno. E posso invece, ovviamente abbiamo detto, posso leggere un elemento, ma potrei modificare il 10 e farlo diventare 9? Se davvero è immutabile, mi dice di no. Sintaticamente sembra che tutto vada bene, non ci sono errori di sintassi, ma poi quando ci provo a eseguirlo, lui mi dice che l'oggetto di tipo tupla non supporta l'assegnazione di un item, quindi la modifica del valore dell'elemento. Quindi è una struttura dati che devo creare e poi me la tengo così come l'ho creata. Quindi il meccanismo, ad esempio, che avevamo usato per creare le liste, in cui quando devo mettere degli elementi in una lista creo la lista vuota e poi faccio una serie di append per metterci dentro ciò che mi serve, e con la tupla non può funzionare, perché se creo una tupla vuota quella vuota rimane, non posso aggiungerci nulla. Ha i valori che gli vengono dati in fase di creazione e non vengono più modificati. Allora, a cosa serve? Ma serve se vogliamo evitare di fare pasticci. Se noi abbiamo dei valori che sappiamo che non dobbiamo modificare, che non devono essere modificati nel programma, allora piuttosto di metterli in una lista, magari li mettiamo in una tupla, così anche se sbagliassimo qualcosa nel nostro programma siamo sicuri che se tentassimo per errore, no? Per distrazione, di modificare quel valore, non verrebbe mai modificato, non sarebbe possibile modificarlo, e quindi in qualche modo ci proteggiamo contro, no, eventuali errori di programmazione. Tra l'altro ho detto, ma per fare una lista uso le parentesi quadre, per fare una tupla uso le parentesi tonde. In realtà, andando a ben vedere, le parentesi tonde sono opzionali, posso anche non metterle, no? Infatti, diciamo così, il proverbio dice che è la virgola a fare la tupla, non è la parentesi, no? Ciò che crea una tupla è la virgola. Ovviamente, se non sono dentro una parentesi quadra, quando metto una virgola, automaticamente sto creando una tupla. Di solito si preferisce lasciare le parentesi per maggior chiarezza, sicuramente, rispetto. Ma queste due istruzioni sono esattamente equivalenti. Cosa posso fare con le tuple? Beh, posso fare tutto ciò che elabora dei valori oppure costruisce nuove tuple. Ad esempio, io posso accedere agli elementi con le parentesi quadre, come abbiamo fatto, ma non posso modificarle, ovviamente. Posso concatenare due tuple? Sì, perché l'operatore di concatenazione, A più B, non modifica né A né B, ma semplicemente crea una nuova tupla, in questo caso, che contiene la concatenazione di A con B. Quindi non sto violando la regola. Se faccio tupla finale uguale a tupla 1 più tupla 2, queste tuple 1 e 2 rimangono invariate e quella finale ricopierà copie dei valori che avevano quelle di 1 e quelle di 2. Posso iterare, posso fare quasi tutto ciò che, diciamo così, evita il tentativo di modifica dei valori. Allora, le tuple le possiamo usare sia per contenere i valori, ma che anche come scorciatoia, l'abbiamo già un pochino visto, adesso lo vediamo un po' meglio, come scorciatoia per segnare blocchi di valori insieme. No, ad esempio, se io ho tre variabili, ore, minuti e secondi,
normalmente, dovessi inizializzarle a un certo valore, normalmente dovrei scrivere ore uguale a capo, minuti uguale a capo, secondi uguale a capo. Oppure posso costruirmi una tupla, vedete, sulla destra dell'uguale, ho costruito una tupla che contenesse il valore delle ore, dei minuti, dei secondi, e sulla sinistra dell'uguale ho scritto una tupla che contiene le tre variabili all'interno delle quali voglio salvare questi valori. Questo caso cosa sto facendo? Sto creando una tupla e la sto smontando subito dopo, andando a mettere i suoi elementi dentro altrettante variabili. Quindi non viene memorizzata da nessuna parte questa cosa. Vedete che qua ho creato tre variabili distinte, non ho creato una variabile di tipo tupla. Però è una scorciatoia che a volte si usa, no? Per, diciamo così, compattare alcune istruzioni di assegnazione, di salvataggio di valori e cose di questo genere. Così come l'avevamo già visto come trucco per scambiare tra di loro due valori, in questo caso li ho scambiati in una lista perché la lista la devo poter modificare, A uguale B, scusate, A virgola B uguale B virgola A avevamo fatto, no? Quando devo scambiare il valore dei due variabili in un'unica istruzione. Questo è un altro uso, no? Che usa indirettamente il funzionamento delle tuple per poter fare un'operazione più comoda, no? Come quella dello scambio di valori. Un altro luogo in cui possono tornare utili le tuple è quando una funzione deve restituire più di un valore al programma chiamante, che è il motivo per cui parliamo di tuple dopo aver parlato di funzioni. Se una funzione, allora, una funzione ha un'istruzione return che può restituire un valore solo. In pratica, se una funzione ha bisogno di restituire due o tre valori diversi, un trucco, no, normalmente adottato è quello di costruire una piccola tupla che contiene dentro i 1, 2, 3 valori che devo restituire. No? Quindi in questo caso questa funzione legge la data dell'utente e restituisce tre valori. No, restituisce una tupla di tre elementi, che sono dei numeri. Poi in pratica quando io chiamo questa funzione, il valore di ritorno di questa funzione può essere assegnato a una variabile. Allora questa variabile date qui sarà una variabile di tipo tupla, contiene quei tre valori. Oppure, se non mi serve mantenere questi tre valori insieme in una tupla, in un'unica variabile, li posso estrarre direttamente così. Quindi chiamare la funzione readDate, sapendo che ritorna una tupla di tre elementi, questi tre elementi li metto rispettivamente in tre variabili diverse. Anche in questo caso, sia in quest'ultima istruzione che in quella del return, le parentesi tonde sono opzionali. E infatti in questo caso molto spesso non si mettono. Quindi scrivo return 3,5, non 3,5, 3,5, e sto ritornando, senza le parentesi tonde, sto automaticamente ritornando la tupla di due elementi, 3 e 5. E poi l'assegno due variabili, A,B uguale, no? Adesso qui ho messo le parentesi per completezza, ma è uso comune non metterle. Basta solo che ci ricordiamo che stiamo costruendo una tupla, usandola per restituire un valore da una funzione a un programma chiamante, e subito dopo questa tupla la spacchettiamo, prendiamo i suoi valori e la buttiamo via. E questo lo vedremmo bene se provassimo a prendere il nostro amico Python Tutor, dove è andato? E provassimo a far funzionare questo codice, io ho capito. Ops, ho sbagliato l'indentazione di questo. Allora, se io chiamo questa funzione, ovviamente mi chiederà di inserire una data, oggi cosa abbiamo, 21, allora, l'input,
Ok, 21, ce l'ha qua sotto. Ah no, era, vabbè, 11 fa lo stesso, metto i numeri che fanno caso. Ok, qui sono dentro la funzione readDate e ho creato tre variabili con le operazioni di input, mese, giorno, anno, e sono vicino all'istruzione di return. Ricordate che Python Tutor ci faceva vedere bene passo passo che quando faccio il return si crea un valore di ritorno, e in questo caso l'ho creato di tipo tupla. Questo valore di ritorno viene assegnato alla variabile date, qua alla linea 10, che in questo caso si ricorda questa tupla. Ma se io anziché questo codice, no? Quindi fin qua tutto semplice, ho costruito, come dire, la funzione costruisce una lista e restituisce una lista. Ricordiamoci sempre che il return è un uguale, una forma di uguale, come dire date uguale a questa cosa qui, solo che passa attraverso un return perché sono variabili diverse, quindi non le posso toccare diversamente, ma la semantica e il funzionamento è lo stesso. Prendo il valore che ho creato e lo assegno a una variabile che sta da un'altra parte. Se io anziché questo, quindi metto un commento, facessi lo spacchettamento, dico spacchettamento per non usare il termine ufficiale che è destrutturazione della tupla, che sembra più uno scioglilingua che non... Allora, andiamo a mettere mese 11, giorno 21, anno 2022. E vediamo cosa succede in questo secondo caso, quindi l'istruzione 10 adesso non c'è più, andremo a finire alla 13. Qua siamo ancora dentro la funzione readDate, viene costruita questa tupla con questi tre valori, e all'istruzione 13 vedremo, abbiamo i valori qua, 11, 21, 2022, che sono dentro, nelle variabili della funzione ma anche nella tupla. Questa tupla viene restituita al programma principale, che la prende, la spacchetta e la mette in tre variabili diverse. Infatti adesso vediamo che nel programma la funzione è scomparsa, c'era, non c'è più. Il programma principale avrà queste tre variabili che si chiamano nello stesso modo mese, giorno, anno della funzione, ma non c'entra niente, sono variabili completamente diverse, distinte, e puntano questi tre valori. Quindi nel programma principale la tupla non c'è, è scomparsa, cioè il codice è vuoto. Come valore di ritorno una tupla, perché questa è l'unica cosa che vede il programma chiamante, la riga 13 vede questa tupla qua. Però anziché salvarla in una variabile di tipo tupla, l'ha spacchettata in tre variabili semplici. No? Quindi è un modo, se vogliamo, se ci serve, comodo per poter gestire un gruppetto di valori di cui non ci dà fastidio che non si possano aggiungere, cancellare, modificare i valori, perché la prendo, la costruisco e la butto via subito dopo, no? In questo caso. Non andiamo a approfondire, no? Altri usi delle tuple, anche se in realtà ci sarebbero, ma sono parte di Python, diciamo così, che non ci interessano. Tendenzialmente, se un valore è immutabile, è più efficiente memorizzarlo in una tupla piuttosto che in una lista, perché è una struttura dati più veloce, in certo senso, perché fa meno cose. Ecco, però sembra un po' limitativo, nel senso che se io dovessi creare una tupla, perché magari mi serve, che contiene dei dati letti dall'utente, come posso fare? Ma visto che l'utente i dati li inserisce uno a uno, non potrò mettere il primo dentro una tupla e poi aggiungere il secondo, no? Perché abbiamo appena visto che non si può. Allora, se devo costruire le tuple in modo dinamico, l'unico modo è quello di prima costruire una lista a cui posso aggiungere elementi mano a mano e poi convertire la lista in tupla. E a quel punto i dati li ho congelati, rimangono immutabili. Ad esempio, io costruissi una lista di valori che sono 1,
3, 5, 7, immaginiamo di averli letti in un ciclo while in cui l'utente inserisce i dati uno a uno, no? Quindi una cosa che non potrei mai fare con gli append. E mi dà una lista. Se io volessi a un certo punto congelare questi valori in una tupla, basta usare, potrei costruire una tupla che contiene questi valori. Attenzione a non scrivere così. Valori, chiamiamoli t, valore tupla. Allora, vi faccio prima due modi sbagliati, poi vi dico quello giusto. Allora, cosa farebbe questa istruzione qua? Ma devo fare una tupla, parentesi tonde, con che valori? Quelli della lista. Solo che questo non viene interpretato così come ho detto, ma queste parentesi tonde fanno il lavoro da parentesi tonda. Cioè, danno un ordine di elaborazione delle operazioni. Operazioni qua non ce ne sono e quindi è come se non le avessi messe. È come se le avessi scritto senza parentesi. Infatti il risultato, vai a vedere qual è. Il valore tupla contiene questi valori, sì, ma è una lista, non è una tupla. Cioè alla fine ho scritto questo. Non solo è una lista, ma è un alias della lista esistente, eh? Non è una copia della lista esistente. Quindi così non va bene. Allora magari mi hai detto prima che la virgola che fa la tupla e lo scrivo così. Questa sintassi non è sbagliata. Cioè, se io volessi costruire una tupla, lasciamola a parte, di due elementi, costruisco la tupla 1,2, così. Ma se volessi costruire una tupla di un elemento solo, abbiamo visto che usare una parentesi così non serve a niente, perché in questo caso assegna a t un intero, che vale 1. E come faccio a creare una tupla di 0 elementi? È facile, aperta e chiusa tonda, mi dà una tupla da 0. Ma di un elemento? Perché purtroppo la parentesi tonda ha un doppio significato. Beh, lo posso fare mettendo una virgola. È strano, però... È un caso particolare che in qualche modo bisognava poter gestire. Quindi, se io ho una tupla che contiene un solo elemento, la posso creare, qui la vediamo meglio, cioè un elemento, l'indice 0 che vale 1, la lunghezza totale è 1. E l'unico modo per far vedere che una tupla non è un valore è quello di metterci una virgola. Non ci metto il secondo valore, se no sarebbe una tupla da 2. Cioè metto la virgola e senza il secondo valore. Allora, magari funziona per fare la stessa cosa di prima. Cioè, qui lo obbligo con questa virgola a creare effettivamente una tupla in cui ci mette quei valori lì. Cosa salterà fuori dentro il mio valore tupla? Allora, ricordiamoci che valori è una lista di 4 elementi. Scusate, valori è qua. Valori è una lista di 4 elementi. Con questo, valori tupla sarà una tupla di quanti elementi? 1. 1 che a sua volta è una lista. Abbiamo fatto una cosa brutta che non volevamo fare, abbiamo fatto questo, così lo vediamo. Allora, abbiamo creato una lista e va bene, una lista la conosciamo. Poi abbiamo creato una tupla, dimenticate la riga sopra, voi non sapete cos'è valori, guardiamo solo la sintassi della riga sotto. Aperta tonda, nome di una variabile, virgola, chiusa tonda. Ma è la stessa sintassi che avevamo usato prima per creare una tupla di un elemento. Quindi questo creerà una tupla di un elemento. Solo che questo elemento non è un int,
che valeva 1, ma è quello che capita essere il valore della variabile valore, il valore attuale della variabile che si chiama valori, che è questa lista. Quindi andando avanti avremo costruito valori tupla, una tupla, vedete che è di tipo tupla questa variabile, questo valore, che è un elemento solo e questo elemento a sua volta è la lista. Non abbiamo fatto una tupla con i valori della lista, ma abbiamo fatto una tupla con la lista intera dentro come unico elemento, che forse non è quello che volevamo, ma ci comincia a abituare a vedere che queste strutture dati si possono incastrare una dentro l'altra. Però quello che volevamo davvero noi cos'era? Era questo. Usare la funzione tuple. Ah, valori. Noi ormai queste funzioni ci sono per tutti i tipi di dati. Quando volevamo creare una lista o convertire qualcosa, una stringa, volevamo convertire qualcosa in stringa, scrivevamo str di un numero. Quando volevamo fare una copia di una lista o convertire qualcosa in una lista, scrivevamo list, tra parentesi, i valori, e lui mi creava una lista contenente questi. Tuple è la stessa cosa, prende una lista e la converte in tupla. Inizializza una nuova tupla con i valori compresi qua dentro, infatti sono qua. Adesso valori tupla è una tupla di 4 elementi che sono la copia dei 4. Ovviamente posso anche fare operazioni inverse, valori di nuovo come lista, posso prendere i miei valori tupla e convertirli in lista. E mi dà di nuovo una lista. Queste funzioni list e tuple quindi possono prendere un qualunque contenitore, ok, e costruire un altro contenitore dello stesso tipo o di un tipo diverso che contiene gli stessi valori. Costruiscono sempre un nuovo contenitore, quindi una nuova lista o una nuova tupla, e non modificano mai quello di partenza, quindi creano sempre nuovi valori. Dimmi. Sì. Sì. Allora, sì, la domanda che fa lui è pienamente legittima. Dice, io ho una tupla che adesso contiene una lista. Ma io potrei a questo punto modificare questi valori qua, visto che sono dentro una lista e non una, dentro una tupla? Sì. Quindi ad esempio io potrei farlo in due modi diversi. Io potrei dire questo 3 lo faccio diventare 4. Come? Beh, andando a modificare la variabile valori. Vedete che qua abbiamo creato di nuovo un alias, questa lista si chiama valori, ma si chiama anche valori tupla di 0. Quindi nessuno mi vieta di dire, ok, io adesso poi metto valori di 1 uguale a 4 e oh, questo qui mica lo sa cosa sto facendo dall'altra parte. Io ho scritto valori, valori è una lista, lista di 1 uguale a 4, il secondo elemento lo mette 4. Incidentalmente questo fa sì che i valori che leggo dalla valori tupla non siano più gli stessi di prima, però sembra una presa in giro, ma non ho modificato la tupla perché non ho aggiunto elementi, non ho eliminato elementi e fin qua, e non ho modificato i valori della tupla perché il valore contenuto nella tupla era questa freccia qui che punta sempre alla stessa lista. La scatola, la lista, non è cambiata. Non potrei, sarebbe impossibile cambiarla quella scatola. Posso cambiarne il contenuto, perché è una lista e non me lo impedisce. Addirittura potrei modificare questi valori in un modo ancora più subdolo. Allora, valori tupla
valori, tupla. Questa è la tupla di un elemento. Io posso prendere questo elemento. Posso cambiarlo? No. Questa istruzione non è lecita perché valore tupla è una tupla e quindi non posso cambiare il valore dei suoi elementi, questo lo sappiamo già. Infatti è l'errore di prima. Ma valore tupla di 0, che cos'è? È una lista. Giusto? La freccia ci fa proprio vedere che è una lista. È un alias della lista che si chiamava valori. E allora su questo posso fare tutto ciò che potrei fare sulla lista, compreso modificarne il terzo valore. Questa, se questa è una lista, scusate, da qui a qui rappresenta una lista, io posso modificarne il terzo valore. Visto che ho dei contenitori annidati uno dentro l'altro, avrò degli indici che si agganciano uno dopo l'altro. Il primo indice, la prima parentesi quadra, va a pescare, in questo caso il primo e unico elemento della tupla, la seconda parentesi, e ottengo cosa? Una lista. Poi cosa faccio sulla lista? Vado a prendere il terzo elemento, indice 2, e ci metto un altro valore. E questo funziona senza spaventare nessuno. Qua il terzo elemento, indice 2 della lista, ha assunto il valore 2 e ci sono arrivato attraverso una tupla, ma va bene lo stesso, la tupla non l'ho modificata. Ma il contenuto della tupla, che in questo caso è una lista, cioè un valore mutabile, l'ho potuto modificare. No? Qui le cose cominciano un po' a complicarsi perché dobbiamo farci un modello mentale un pochino, gestire un modello mentale un pochino più complicato perché ci sono, dobbiamo tenere ben separati quelle che sono il valore di un contenitore, in questo caso la frecciolina rossa, dai valori contenuti in un secondo contenitore qualora il valore del primo contenitore sia a sua volta un contenitore. Scusate se ho fatto la frase complicata. C'era una domanda, dimmi. Se sostituissi il valore di 0 non cambierebbe nulla, sarebbe esattamente uguale a questo. Cambierebbe, no, cambierebbe questo 1 qui. La tupla continua a puntare questa freccia qua, che questo 0 punta a questa scatola gialla, non ci posso far nulla. Addirittura se io cercassi di distruggere valori, cioè adesso il mio valore non mi serve più, allora lo facciamo diventare un bel float che non c'entra niente, cosa fa questo? Non fa altro che rompere l'alias, riassegno valori, quindi valori non è più questo. Allora riassegno la variabile valori, ho rotto l'alias, perché a questo punto questa variabile punta da un'altra parte, ma la tupla continua a puntare allo stesso quadratino giallo, alla stessa lista che c'era prima. Non c'è modo, no, di cambiare il significato di questa freccia rossa. L'unico modo potrebbe essere quello di distruggere proprio questa variabile, far sì che valore tupla uguale a qualche cos'altro, ma allora non sto modificando la tupla, sto modificando la variabile. Quindi queste finezze purtroppo saltano fuori in questo momento, no? Sono differenze tra variabile e valore e tra contenitore e contenuto che sono settimane, no, che ne parliamo, ma non sono mai emerse con forza come quando vediamo adesso strutture dati annidate. E infatti, comprehension, a proposito di tuple, se la volta scorsa avevamo visto una sintassi per creare in modo compatto una lista, no? La cosiddetta comprehension, che
condensava in un unico ciclo for la creazione, le append e il ciclo di calcolo di una lista. Questo funziona anche su tuple, insiemi, beh, insiemi dizionari non li abbiamo ancora conosciuti, conosceremo tra poco, ma funziona anche sulle tuple usando sempre la parola tuple, perché altrimenti queste parentesi tonde si confonderebbero. Purtroppo le parentesi tonde servono a tante cose in Python e quindi quando devo gestire le tuple a volte non bastano. Quindi questo è un altro modo per creare una tupla data un insieme di valori noto. Non la sto modificando, perché la sto costruendo solo la prima volta. Poi una volta che l'ho costruita non la posso più cambiare. Ok, andiamo avanti, questi ci torniamo dopo, ad alcuni di questi. Visto che abbiamo parlato di contenitori annidati, vediamo un uso che se ne può fare abbastanza frequente. Beh, le liste, come le tuple, sono contenitori lineari. Contengono una sequenza di elementi numerati da 0 in avanti. Hanno una dimensione, un indice solo. Però com'è possibile rappresentare delle strutture dati, ad esempio, dei dati, no? Ad esempio bidimensionali? Qui c'è un esempio di alcune nazioni e il numero di medaglie di oro, argento e bronzo che queste nazioni hanno vinto in una ipotetica Olimpiade. Non so se siano dati veri o no, quelli l'ho preso dal libro. Allora, noi abbiamo delle nazioni che possono essere una lista di stringhe, l'elenco delle nazioni, se avessimo solo questi. O un insieme di medaglie, che potrebbe essere una lista o una tupla che contiene stringhe. Ma poi abbiamo i numeri. Allora, se io guardo una singola riga di questa matrice, è una lista di tre valori. Quindi io cosa potrei creare per rappresentare questi dati del mio programma? Potrei scrivere una variabile medaglie Canada uguale 0,3,0, tra parentesi quadre. Poi medaglie Italia uguale 0,01, medaglie Germania uguale 0,01 e così via. Quindi potrei creare tante liste. Ok? Come se scrivessi qualcosa di questo genere. Medaglie Canada uguale, cos'erano? 030. Medaglie, il stato successivo era l'Italia, uguale 001. Vabbè, e così via, no? Per ogni nazione. Nulla mi vieta di farlo. Però capisco che è scomodo. Immaginiamo di doverci chiedere, quindi questa cosa qua la facciamo tante volte, l'ultimo è medaglie USA, uguale 101. Chiediamoci chi ha vinto più medaglie d'oro. Cambiatemi la domanda. Cioè, se io avessi una variabile che si chiama medaglie d'oro, dunque, che copia la prima colonna 000 103 10 0 0 1 3 no, 10301. Se io avessi questi valori in un contenitore, in una lista, solo le medaglie d'oro, quindi la prima colonna della slide, e dovessi rispondere chi ha vinto più medaglie d'oro, sarebbe facile. Calcolo il massimo e vado a vedere dove si trova il massimo. No?
direi valore del massimo sarebbe il max di medaglie oro e la posizione del massimo è medaglie oro punto find index, scusate, di valore. Ovviamente mi trova la prima posizione, se ce ne fosse più di una dovrei andarle. E quindi direi la nazione, numero, posizione, ha vinto valore del massimo medaglie d'oro. La nazione 5, che sarebbe poi in realtà la sesta, ha vinto, di indice 5, ha vinto le sue tre medaglie d'oro e va bene. L'ho potuto scrivere in due righe perché tutti i valori che mi servivano erano in un contenitore. Ma se io non avessi questo e avessi questo, come faccio a ottenere la stessa cosa? Posso? Sì. Dovrei scrivere che il valore massimo è uguale al massimo tra medaglie del Canada oro, virgola, medaglie dell'Italia, oro, virgola, tante altre cose, medaglie dell'USA, oro. E se sono 10 stati, devo scrivere 10 cose. E poi mi trova il massimo. Scomodo. Se aggiungo 3 stati, devo andare a modificare il programma ovunque. E per capire la posizione, qual è quello che ha il massimo? E in questo caso, se sono fatti così, non potrei fare altro che dire, beh, se per caso il valore massimo è uguale a quello del Canada, allora fai qualcosa, altrimenti controlla se per caso il valore massimo è uguale a quello dell'Italia. E così via. No? Non è gestibile una cosa di questo genere. È come quando eravamo capaci di usare tante variabili separate e poi abbiamo detto no, usiamo una lista, così tutti i valori che sono correlati tra di loro possiamo accedere attraverso un unico nome di variabile, ma soprattutto attraverso un indice che possiamo poi far variare algoritmicamente. Allora, questo stesso passaggio lo vogliamo fare sui dati organizzati in modo bidimensionale e non unidimensionale. Non esiste, però, in Python nessun tipo di dato primitivo, predefinito, che sia bidimensionale. Nativamente. Ma se ci serve rappresentare dati di questo genere, beh, potremmo costruircelo noi combinando tipi di dati che conosciamo già. Allora, questo cos'è? Cosa ho scritto qua? Counts uguale, aperta quadra, è una lista. Una lista che contiene cose. Non guardiamo ancora le cose. È una lista che contiene una cosa, virgola, un'altra cosa, virgola, un'altra cosa, virgola, un'altra cosa. Quindi questo è semplicemente, ho creato una lista con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementi. Ok, questa lista avrà 8 caselle. La prima casella sarà un riferimento, una frecciolina, al suo valore, al valore contenuto nella prima casella. Qual è il valore contenuto nella prima casella? Questa qua, che è una lista. A sua volta è una lista. E qual è il valore contenuto nella seconda casella? Questa, che è un'altra lista. Quindi ho costruito, anche qua, no, questa è un'immagine, bravo, bravo me stesso, quindi me la devo riscrivere a mano.
medaglie uguale una lista che contiene tante liste corrispondenti alle varie nazioni. Quindi questo 030, che sono le nazioni, le medaglie della prima nazione, sono qua. 001, che sono le medaglie della seconda nazione, sono qua. Saltiamo all'ultima. In questo caso ne ho messi 3 anziché 8, per non abusare della vostra pazienza. E ho costruito proviamo a farci stampare questa cosa qui, questo codice qui vergognoso lo commentiamo. Ho costruito una struttura dati di questo genere. Adesso ovviamente la print me la stampa su una riga sola e non tutta bella incolonnata come l'avevo fatta io. Però notate le doppie parentesi quadro. Aperta quadra più esterna, poi delle aperte quadre interne 3 volte. Quindi ho costruito una lista i cui elementi sono a loro volta liste. Se lo vogliamo vedere, per fissarsi in testa come sono fatte queste cose, le possiamo vedere qui. Un po' un groviglio, cerchiamo di dipanarlo. Medaglie è un'unica variabile, questa variabile punta a un oggetto di tipo lista. Oggetto di tipo lista che contiene 3 elementi, perché 3 sono i blocchi di dati che ci ho messo dentro. Il primo elemento, lista di 0, questo qua, contiene il riferimento a un valore, il quale a sua volta è una lista, che contiene 030. Quest'altra lista contiene 0, 3, 0. Tutto questo groviglio perché i valori 0, 3 e 1 sono ripetuti più volte e quindi sono in qualche modo condivisi. Se noi vogliamo un attimo semplificare questa cosa dovremmo, era qua che si modificava, no, non era qua, era qua. Cambiamo un po' il criterio di visualizzazione, così i numeri interi non me li mette più fuori come freccia, me li disegna dentro il quadratino, ma non è la verità questa, la verità è quella di prima, erano le frecce che andavano da tutte le parti. Era un po' più difficile da leggere, ma era la verità. Questa è un'approssimazione della realtà, quindi non prendiamola. Non ci sono due uni diversi, due zeri diversi, sono sempre lo stesso. Però per comodità lo vediamo così, c'è un po' meno di... E quindi 0 punta a una lista di 3 elementi, 1 punta a un'altra lista di 3 elementi e così via. Sono liste annidate dentro ad altre liste. Noi l'abbiamo costruita così perché? Perché abbiamo, in realtà nella nostra testa non c'è un concetto di liste dentro liste, c'è un concetto di righe e colonne. Però le possiamo immaginare, no, di modellare attraverso liste dentro liste le righe e le colonne. In particolare possiamo dire che abbiamo una lista di tanti elementi quante sono le righe. Quindi la lista grande, quella più esterna, avrà tanti elementi quanti sono le righe. Qua dovrebbe averne in totale 8. E ogni elemento di questa lista grande è a sua volta una listarella che ha tanti elementi quanti sono le colonne. Quindi in questo modo abbiamo rappresentato, questa è un'altra rappresentazione simile a quella di Python Tutor, ma dove le cose sono state incolonnate un po' meglio, in cui si vede che la vera natura di questo dato è una lista di liste, come abbiamo visto su Python Tutor. Però messo così si vede che quei valori che ci sono dentro li possiamo immaginare su righe e su colonne. La lista esterna rappresenta le righe, la lista interna, le liste interne rappresentano ciascuna i valori di una colonna, i valori delle colonne di quella riga.
Nella verità i dati sono disordinati, sparpagliati, ma noi fa comodo pensarli così e nessuno ce lo può impedire. Come faccio a accedere a questo dato qui? Questo è il numero di medaglie d'argento della nazione, della quinta nazione. E sarà medaglie, innanzitutto devo, sarà l'elemento 1 di questa lista. Quindi ciò che devo scrivere sarà qualcosa tra parentesi 1, che mi va a prendere il secondo elemento. E questo qualcosa cos'è? Questa lista qui, dov'era? Questa. Ha un nome? No, non ha un nome, non c'è nessuna variabile che punta a questo valore. Ma il fatto che non abbia un nome non ci impedisce di arrivarci, perché basta arrivarci attraverso il quinto elemento, indice 4, di questa lista, che a sua volta invece ha un nome. Quindi counts, quello che io ho chiamato medaglie, counts è una variabile di tipo lista con 8 elementi corrispondenti alle 8 righe della mia tabella. Counts di 0, counts di 1, counts di 2, counts di 3, counts di 4 sono i valori di questa lista. A loro volta liste, va bene. Quindi counts di 4 è il quinto elemento della lista, che a sua volta è una lista, e quindi potrò andare a prendere il suo primo elemento, il secondo elemento e il terzo elemento. Counts di 4 di 0. Counts di 4 di 1. Quando scrivo una cosa di questo genere, sto prendendo la variabile che ha un valore tipo lista, sto selezionando in questo caso la quarto elemento di quella variabile, indice 3, e fin qua ho preso il valore di un elemento di una lista. Poi mi dimentico e questa cosa qua, mi dimentico cos'è, mi dimentico come l'ho ottenuta. Questa qua a sua volta è una lista. Di questa lista, L, una lista L qualunque, di questa lista prendo il secondo elemento, quello di indice 1. Quindi bisogna sempre leggere le espressioni un pezzo per volta. Una variabile cos'è? Una lista. Prendo il terzo elemento, il quarto, scusate, l'indice 3, e cosa ottengo? Ottengo un valore che a sua volta è una lista. E se è una lista posso farci append, posso farci pop, posso prenderci un valore, posso fare tutto ciò che posso fare con una lista. Anche se quella lista non ha di per sé un nome di una variabile, ma è ottenuta come un valore all'interno di un'altra variabile o lista o contenitore o quello che sia, non mi importa. Quindi noi lavoreremo su strutture dati di questo genere, potremo costruire liste di liste e potremo accedere ai singoli elementi con un doppio indice. Sembra quasi che esista un tipo di dato AIJ, no? Come quando fate le successioni in matematica. Ti metti due pedici e boh, e hai due variabili che possono cambiare. Qui no, in realtà. Qui c'è una gerarchia ben chiara. Ho delle righe e poi ho deciso che le righe a loro volta sono liste che mi servono per contenere i valori di colonna. E devo anche fare attenzione, se voglio interpretare questa struttura dati come una matrice di dati bidimensionale, devo fare ben attenzione che le varie liste sulla destra siano tutte della stessa lunghezza. Cioè, non posso avere alcuni elementi da 3, altri da 5, altri da 2. Se no, casca, cioè posso, nel senso che non c'è nulla che me lo impedisca, ma casca la mia interpretazione come matrice rettangolare dei dati. Lo userei per altri scopi, ma non per rappresentare una matrice. Ok, quindi questo è il primo esempio.
Noi finora abbiamo imparato un tipo di dato, oltre alle stringhe, le liste. È un primo esempio di come si usa una struttura dati preesistente per costruirne una nuova che mi serve ma non c'è. La combino in qualche modo. No? Nelle prossime settimane noi impareremo poi anche insieme i dizionari, soprattutto i dizionari, e con questi ingredienti, no? Con questi modi di questi costruttori che costruiscono strutture di dati diverse, li possiamo combinare tra di loro per creare dei castelli abbastanza complicati anche, per rappresentare i dati così come sono in realtà. Ad esempio, ma non voglio anticipare, qui manca una cosa, i nomi delle nazioni. No? Però mi verrebbe mal di pancia mettere i nomi delle nazioni come primo elemento di queste liste, perché avere una lista dove c'è una stringa davanti e un po' di numeri significa andare probabilmente a caccia di guai. Però di questo avremo modo di parlare. Allora, come facciamo, senza copiare dalle slide, a costruirci questa struttura dati? Immaginiamo di voler leggere questi valori, ora io lo posso scrivere così, mettendo dentro delle costanti. Ma immaginiamo invece di voler proprio costruire, leggendola da tastiera, questi dati. Allora, mettiamo via questa roba qua, e anche questa, e partiamo da sotto. Quindi, innanzitutto, magari mi memorizzo le nazioni, così lo so chiedere all'utente, magari non tutte, ecco, alcune, quelle che avevamo visto prima, Canada, Italia, USA, fatemi mettere una quarta, perché non mi piace avere la matrice 3x3, così ci confonde di più, no? Quindi Canada, Italia, Germania, USA, in ordine strettamente alfabetico. No, perché la Germania verrebbe prima. Vabbè. Adesso voglio chiedere all'utente le medaglie che hanno vinto queste tre nazioni. Quindi posso dire for nazione in nazioni, una per volta, chiedo all'utente, dimmi le medaglie, F, medaglie vinte da nazione, poi scriviamolo anche con la I, e allora gli dovrò chiedere quanti ori, quanti argenti e quanti bronzi. Allora, ori int input oro, argento uguale int input argento e bronzo int input bronzo. Ho chiesto tre valori e vabbè. Cosa devo fare di questi valori? Li devo mettere in una lista. E quindi potrò crearmi una lista che sono le medaglie di una nazione, medaglie, siamo le parole intere, che sono semplicemente una lista di tre elementi, il cui primo è il valore oro, il secondo è il valore argento, il terzo è il valore bronzo. Lo sto facendo qua. Medaglia vista dal Canada, qui metto i numeri a caso, 2, 3, 1, e ho costruito una lista che contiene questi tre valori, 2, 3, 1, ho fatto una print per controllare. Poi mi chiede le medaglie della Germania, 1, 1, 1, facciamo finta, e va avanti così.
Adesso questo codice non serve a niente perché dopo che ha letto i valori li dimentica, no? Perché ad ogni iterazione lui salva in queste medaglie in azione solamente l'ultimo che ha letto. Allora, quindi prima di tornare alla iterazione successiva dovrò questa lista sarà una delle tante righe della mia tabella. Allora, la mia tabella la posso inizializzare all'inizio tutte le medaglie come lista vuota. Questa lista contiene le righe. Inizialmente ho 0 righe. Poi faccio 3 input e costruisco le colonne. 3. Quando ho le colonne della prima riga, le metto nella tabella che contiene le righe. Medaglie, append, medaglie in azione. Cioè, avevo una lista, medaglie, e aggiungo questa lista, non dei valori, ma un'altra lista. Medaglia valore è una lista, l'abbiamo appena vista, l'abbiamo appena stampata. Quindi la variabile medaglie conterrà non i numeri di medaglie, ma una lista che a sua volta contiene i numeri di medaglie. Proviamo a rivederlo. Adesso ho messo 2 print della medaglia appena letta e della lista completa che sta crescendo. 1, 2, 3. Questa è la variabile medaglia in azione che ho appena creato, l'abbiamo già vista prima. Questa è la variabile medaglie, che era la lista vuota a cui ho fatto append di un valore, di una variabile sola, medaglie in azione, che però questa variabile era a sua volta una lista. Quindi in questo caso abbiamo la lista di un elemento, il quale è una lista di 3. È come se avessi una tabella di una riga e 3 colonne, ok? Immaginandosi la bidimensionale. Poi vado avanti, da Germania, 3, 2, 1. 3, 2, 1 è la lista delle medaglie della nazione. Faccio append, allora a questo punto la lista grande avrà non più un elemento ma 2, perché uno ce l'aveva, poi ho fatto un append e quindi ne ha 2. Non stiamo inventando nulla di nuovo, stiamo applicando le stesse regole che avevamo imparato sulle liste. Append aggiunge un elemento, poi questo elemento è una lista e vabbè, lui non se n'è neanche accorto. Per lui è un elemento, un valore qualunque, aggiunge una casellina e gli metto la frecciolina, a qualunque cosa fosse questa frecciolina. E quindi in questo caso avrei una lista di 2 elementi, il cui primo elemento è una lista di 3, il secondo elemento è una lista di 3. Noi lo leggiamo come una matrice di 2 righe e 3 colonne. E andiamo avanti così. No? Adesso l'Italia, diciamo che siamo sfigati, gli USA, boh, mettiamo dei valori così, e alla fine avrò una matrice di 4 righe e 3 colonne, una tabella di 4 righe e 3 colonne, implementata come una lista di 4 elementi, ciascuno dei quali a sua volta è una lista di 3 elementi. Quindi bisogna fare attenzione però a cosa si scrive, no? Perché se io ho scritto medaglie.append faccio una cosa, se io scrivessi di qualcosa sarebbe una cosa diversa. In questo caso darebbe errore subito appena entro, ma medaglie di 0 sarebbe la lista che contiene la prima riga, e quindi fare un append su medaglie di 0 fa sì che la prima riga avrà 4 elementi, non aggiunge una riga in più.
Questa è la tabella. Questa è la prima riga della tabella. Ciò che faccio la variabile medaglie lavora sulle righe. Cancello una riga, faccio pop, cancello l'ultima riga. Faccio insert, aggiungo una riga. I singoli elementi, dai, i singoli elementi di medaglie sono ancora liste, ma sono le singole colonne. Quindi ciò che faccio a medaglie di 2 lo sto facendo ai valori della lista della terza riga. Faccio un append, sto aggiungendo qualcosa sulla terza riga. Faccio un pop, sto cancellando un valore della terza riga. Faccio un uguale, assegnazione, un valore, ok. E se io poi aggiungo un secondo indice, sto parlando del valore che è memorizzato, in questo caso nella seconda colonna della terza riga. Posso leggerlo, posso stamparlo, posso modificarlo, posso sostituirlo con qualcos'altro, ma è solo quel valore dentro quella casella. Chiediamoci sempre, questa cos'è? Una lista di righe. Questa cos'è? È una lista delle colonne di una certa riga. Allora, immaginate pure che ci sia una paio di parentesi qua, potete anche mettere, non li mette nessuno, ma per dire, quel che conta dentro questa parentesi è qual è il valore che ho calcolato. È una lista. Cosa posso fare su una lista? Qualunque cosa che io possa fare a qualunque altra lista. Non c'è nulla di speciale. Poi, per comodità, dopo un po', noi, se costruiamo bene queste strutture dati, cominciamo a pensarle in termini di righe e colonne. Ma non ci sono né righe né colonne, ci sono liste di liste. Righe e colonne è un'interpretazione che fa comodo a noi. Addirittura io avrei potuto, riscrivo queste istruzioni qua sotto, quindi fondamentale questo, perché lo devo inizializzare, dire ma tre variabili, oro, argento, bronzo, noioso. Allora, medaglia in azione, perché non posso inizializzarla qua a una stringa vuota e poi chiamo queste tre variabili semplicemente x e faccio medaglia in azione punto append di x? Mi sono tolto, no, non sono tolto nessuna variabile, sono tolto questa assegnazione qua. Tra l'altro messa così vedete che è regolare, è fatta a blocchi ripetuti, quindi in teoria se anziché tre tipi di medaglie ci fossero sette tipi di medaglie potrei mettere un bel ciclo for che legge ogni tipo di medaglia e poi fa l'append. Cosa è cambiato? Quasi nulla. Cioè, anziché creare la variabile medaglia in azione una volta sola, specificando già tutti e tre gli elementi, parto da vuoto e poi ne aggiungo uno per volta. No? Quindi magari 1, 2, 3, vedete che il codice, l'output è esattamente lo stesso. Cos'è questa variabile? Questa variabile è una lista vuota che costruisco, che ha come unico scopo quello di essere appesa alla fine come nuova riga. Adesso provo a cambiare un po' questo codice, lo renderò un pochino meno leggibile, ma così ci abituiamo a vedere cosa succede. Se io facessi questo append qua sopra, avete visto cosa ho fatto? Prima avevo, creo vuoto, append, 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 abbiamo fatto 100 volte,
e poi questo metadata in azione lo aggiungevo, avevo costruito una riga, lo aggiungo alla tabella grande. Adesso faccio una cosa apparentemente stupida, oppure realmente stupida, lo scopriremo. Appendo una riga nuova vuota. Giusto? Quindi in realtà sto leggendo dei dati, ma la mia tabella sarà fatta di tante righe vuote, di zero colonne. Giusto? Ho creato una riga con zero colonne. Poi leggo dei dati tanto per sport. Mi aspetterei quindi che la tabella fosse vuota. In realtà non è vuota. Cioè, non ho capito. Ci ho aggiunto... Ah, allora, non ho dimenticato nessun pezzo. Allora, medaglie lo tocco solo qui. Lo tocco qui e lo tocco qui. Con un append che appende una cosa palesemente vuota. Poi qua tocco altra roba, ma non di sicuro la variabile medaglie. E com'è possibile che questa lista vuota che ho aggiunto qua non sia più vuota? Perché ha un alias. Qui ho creato una lista vuota, le ho dato un nome. Poi ho aggiunto una nuova riga alla tabella medaglia, alla lista medaglie, e questa nuova riga punterà come frecciolina alla stessa lista vuota a cui punta la variabile medaglia in azione. Siamo? Facciamolo anche senza cicli. Ho fatto questo e poi ho fatto questo. Quindi ho creato una tabella vuota, ho creato un'altra lista vuota. E ho messo questa lista vuota, la seconda, come ultimo elemento aggiunto, alla prima lista vuota. Quindi medaglie, prima conteneva vuota, adesso contiene un elemento, il quale elemento è proprio questa lista vuota. Ma attenzione a questa freccia. La variabile medaglie in azione punta a condividere la stessa lista vuota che ho aggiunto alla variabile grande. Quindi quando io aggiungo qualcosa a medaglia in azione, sono arrivato qua, quando aggiungo qualcosa a medaglia in azione che era una lista vuota, diventa una lista che contiene un elemento. Ma questo stesso elemento lo vedo anche arrivando da qua. Perché qui ho usato append che modifica la lista e non ne crea una nuova. Se avessi usato un altro modo per aggiungere un elemento, ad esempio la concatenazione, avrei separato l'alias e quella di sopra sarebbe rimasta vuota e quella di sotto sarebbe cresciuta. Ok? Quindi facciamo attenzione, perché il valore che ha questa variabile qui dentro questa struttura dati non viene congelato al valore che aveva quando viene messo lì dentro, perché se poi lo posso modificare attraverso un alias cambia. E se scrivessi così invece? Cosa ho fatto? Anziché scrivere medaglia in azione ho scritto lista vuota. Cioè uguale, perché medaglia in azione cos'è se non una lista vuota che ho appena segnato? Ecco, proviamo un po' a eseguirlo.
aspetta. Perché in questo caso anche qua è la stessa lista vuota che viene condivisa. Aspetta, c'è una cosa che non mi convince. Vediamola da qua. No, infatti è sbagliato. Aspetta, ho sbagliato qualcosa, perché sono due cose diverse. Medaglia, punto append, una vista vuota. Non mi convince, scusate. Dovrebbe essere vuota qua. C'è qualcosa che non vedo. Perché sto usando quello di sopra, maledetto me stesso. Allora. Certo. Dovevo commentare questo. Ok. Ok, in questo caso non è la stessa cosa qua scrivere medaglia in azione o scrivere lista vuota. Perché in questo caso è un'altra lista vuota rispetto a quella di prima. Quindi i valori sono uguali, ma le variabili sono diverse. Quindi dobbiamo un pochino abituarci a fare attenzione a questi dettagli e ragionarci veramente un passettino per volta, no? Perché altrimenti succede una cosa strana e non capisci perché. Se ne vogliamo fare ancora l'ultimo passettino, potremmo anche togliere dai piedi completamente la variabile medaglia in azione. Questa variabile medaglia in azione non mi serve, perché io posso creare innanzitutto una riga vuota e poi aggiungere qualcosa dentro questa riga. Quindi questa X che leggo, ovviamente non la posso più aggiungere a medaglia in azione. Non ce l'ho più quella variabile. Ma io ho già la lista vuota dentro cui metterla. E qual è la lista vuota dentro cui mettere questo valore? È quella che ho appena appeso a medaglia. È l'ultimo elemento di medaglie. Allora, attenzione, medaglia.append, no, mi aggiunge una riga. Ma medaglia di ultimo, punto append, sì. Medaglia di meno 1, mi seleziona l'ultima riga. Append aggiunge un nuovo elemento all'ultima riga, che era vuota, adesso avrà qualcosa dentro. Non è che sia il massimo della leggibilità, no, ci stiamo giocando per capire un po' meglio il meccanismo. Quindi adesso, 1, 2, 3, medaglia in azione not defined, certo, volevo stamparlo, non c'è. Ha ragione lui, ha sempre ragione lui. E qui si sta riempiendo normalmente e lavora direttamente sulla matrice, sulla tabella bidimensionale, dove quando io faccio un'operazione, ad esempio un append, alla variabile principale, sto lavorando sulle righe, aggiungo una riga, cancello una riga. Quando invece faccio un'operazione a un elemento di questa matrice, che sia il primo, il secondo, l'ultimo, sto lavorando sulla colonna. In questo caso aggiungo elementi alla colonna. Alla fine ho comunque una struttura dati quadrata, cioè rettangolare in questo caso, quindi poi la posso usare con righe di indice, indici di righe e indici di colonna. Quindi su questo è facile, su una struttura dati di questo genere, una volta che ho inserito i numeri, diventa poi più facile rispondere a questa domanda qua. Chi ha vinto più medaglie d'oro? E su questo chiudiamo. Chi ha vinto più medaglie d'oro?
e dovrei andare a calcolare il valore massimo che si trova nella prima colonna. Attenzione, io potrei scrivere, allora, max di medaglie lo posso scrivere? No. Medaglie sono le righe. Calcolerei la riga massima, ma ogni riga è una lista. Cosa vuol dire il massimo di una lista? Potrei scrivere max di medaglie di 0? Sì, ma fa un'altra cosa. Max di medaglie di 0, poiché medaglie di 0 è la prima riga, quella del Canada, si chiede, ma il Canada ha vinto più ori, più argenti o più bronzi? Cioè, qual è il valore massimo tra oro, argento e bronzo del Canada? 0. Cioè, mi fa il massimo di riga. Potrei fare un sum, la somma della riga. Lavorare per colonna, purtroppo, non è così agevole. Non posso dire qualunque riga, boh, cioè non c'è un modo per dire dammi le colonne. Mentre c'è un modo facile per dire dammi tutti i valori di una riga, perché le righe sono liste indipendenti, una colonna non è una lista, è una serie di valori sparsi che si trovano in liste diverse, casualmente tutte nella stessa posizione. E allora non posso usare max. E lo faccio a mano, ok? Calcolo il massimo valore, massimo valore uguale a 0, e poi faccio for riga in le righe della matrice, quindi sono medaglie, in questo caso riga, ogni volta assumerà una riga diversa, controllo se riga di 0, cioè l'oro, fosse maggiore di max val, allora max val, valore massimo uguale riga di 0. Calcolo il massimo a mano perché non posso usare la funzione max. Su questi cicli lavoreremo meglio mercoledì. Oppure, e poi da lì devo trovare la posizione. Di nuovo con un ciclo. Cioè, non avendo una lista che contiene i valori che mi servono, non posso usare le funzioni predefinite che lavorano sulla lista. Potrei solo, ma vi lascio pensare, usare una comprehension per crearmi al volo la lista che contiene i valori che mi servono. Ma le 5:30 sono arrivate e non vi posso dire come si fa. Ci vediamo mercoledì.